Margaret Madè dalla Sicilia, ovviamente terra d'origine, che porta nel cuore questo olivo, l'olio, che l'ha fatta diventare da modella e attrice, imprenditrice. Tengo io il microfono. Sì, è vero. Diciamo che questo legame, forte legame con la mia terra e con le tradizioni mi hanno in qualche modo portato a sviluppare questo progetto, Joy di Sicilia, appunto dedicato interamente all'olio extravergine di oliva. Ecco, il suo, quello del cinema e diciamo, della bellezza, è un mondo a volte un po' lontano da quello duro della terra. Perché si è così appassionata? Dipende, non è del tutto lontano, perché comunque il cinema racconta la vita, le storie. E in questo caso nel mio passato, la mia vita personale, ho cercato di concretizzare i miei ricordi, le mie tradizioni attraverso l'olio extravergine di oliva, perché io ricordo da piccolina di aver fatto merenda con un pane cunzato, quindi con pane e olio, e di aver utilizzato il sapone di casa, quindi il sapone realizzato con l'olio vecchio, con l'olio. E quindi grazie a questo forte legame ho sviluppato un olio Evo dal mio terreno, dal mio uliveto che affaccia su Noto, sul barocco di Noto. Anche perché appunto c'è questo progresso, cioè in famiglia c'era già un territorio, uno spazio che già aveva degli ulivi, lei l'ha in un certo senso reso fiorente. Allora, diciamo che il mio uliveto nasce con me e mio marito, quindi con la nascita di una nuova famiglia. Non è quello originario, diciamo, dell'infanzia. Proprio per questo motivo abbiamo insieme realizzato quest'olio extravergine di oliva, perché da prima lo utilizzavamo per noi e per le nostre bambine, e poi abbiamo, quasi come un atto d'amore, no? Deciso di farlo diventare una realtà e quindi di condividere un prodotto così importante come l'olio extravergine di oliva. Chiudiamo parlando proprio del vostro olio, che tipo di olio producete e in quali quantità, e quindi anche l'obiettivo vostro a livello commerciale, qual è? Allora, diciamo che il nostro olio Joy è un prodotto sicuramente di nicchia, è un progetto che è interamente dedicato all'olio extravergine di oliva. Come primo prodotto abbiamo l'olio Evo, che nasce dalla cultivar moresca tipica della zona, e insieme alla verdese o siracusana o zaituna, che è proprio tipica anche questa della zona, della provincia, insomma, di Siracusa. Il progetto, oltre all'olio extravergine di oliva, prevede lo sviluppo di un distillato e di 5 prodotti di cosmesi a base di olio Evo Joy, per cui è un, come dire, un piccolo progetto che abbraccia sia il settore alimentare che la cosmesi, interamente dedicata all'olio extravergine di oliva. Perché, avevo detto che era l'ultima domanda, l'ultima è questa: perché il nome Joy? Il nome Joy viene dalla via, dalla contrada, Contrada Joy, e quindi Joy, un omaggio proprio alla contrada originale.